Carissimi amici, benvenuti in questa nuova lezione. Nelle precedenti lezioni abbiamo trattato le coordinate astronomiche altazimutali e qui in questa breve lezione vedremo proprio come utilizzare le coordinate altazimutali, quindi le coordinate locali, geografiche, in funzione del luogo geografico in cui ci troviamo, per trovare la stella polare nella volta celeste. Tu, osservatore, guardi la volta celeste, dove si trova la stella polare? Allora, Polaris sarebbe la nostra stella polare, in realtà è una stella tripla, un sistema triplo, quindi in due parole per il momento, ecco, vi dico, un sistema triplo è formato da tre stelle che orbitano al centro, ad un centro di massa comune, però questo concetto lo vedremo in seguito. La più luminosa di questo sistema triplo appunto è la stella Polaris, la stella polare. Qui la potete vedere in questa semplice raffigurazione, la stella polare nella costellazione dell'Orsa Minore. Tutti voi la conoscete, è una stella molto luminosa nel cielo, non è la stella più luminosa che possiamo vedere in cielo, ma sicuramente una stella molto luminosa in cielo. Ed è molto importante per noi perché è un bel punto di riferimento per poi andare a trovare diversi altri oggetti celesti. Allora, innanzitutto la vediamo se siamo nell'emisfero nord della nostra Terra. Nell'emisfero australe non possiamo vedere la stella polare. E più o meno, ecco, diciamo così, poi vi farò capire il perché, a livello della stella polare passa l'asse di rotazione terrestre. Cosa significa questo? Se io prolungo all'infinito l'asse di rotazione della mia Terra, quello che vi ho fatto vedere anche nelle precedenti lezioni, ecco, questo passa per la stella polare, interseca la volta celeste passando per la stella polare. Quindi dal polo nord terrestre, ecco il prolungamento, riprendete la lezione sulla sfera celeste, il prolungamento del polo nord della Terra ci dà nella volta celeste il polo nord celeste. State attenti, abbiamo visto come sono presenti diversi tipi di poli. Quando parlo di polo nord terrestre mi riferisco al polo nord geografico, il cui prolungamento mi dà il polo nord celeste nella volta celeste. Va bene, quindi passa per la stella polare, più o meno, perché più o meno lo vedremo dopo. Allora, semplice schemino, mi raccomando, se non avete seguito le lezioni precedenti non potete mai capire questa spiegazione, quindi è dato per scontato che abbiate seguito le precedenti lezioni. Qui abbiamo il nostro osservatore sulla Terra, questo è il nostro, qui stiamo parlando, i punti di riferimento delle nostre coordinate astronomiche altazimutali. Come vedete, qui abbiamo l'orizzonte celeste, e abbiamo questo è l'orizzonte astronomico, e qui abbiamo, come sapete, questo cerchio è invece il nostro meridiano locale, che passa per i punti nord e per i punti cardinali nord e sud, per lo zenith, per il punto zenith, che se alzate lo sguardo nel punto più in alto della volta celeste, ecco, quello è il punto zenith, e dalla parte opposta del mondo per il punto nadir. Va bene, queste cose le sapete, abbiamo già definito in modo più rigoroso queste cose qui, andatevi a riprendere le lezioni inerenti
il sistema di coordinate altazimutali. Quindi tu osservatore che ti trovi da questa parte, emisfero nord del pianeta, non a sud, dove non è possibile vedere la stella polare. Come facciamo, guardando la volta celeste, ecco questa qua è la volta celeste, come faccio io a capire dove si trova la stella polare? Qui è semplicemente indicata con questo puntino P, ma dove si trova il punto esatto nella volta celeste in cui tu osservatore puoi vedere la stella polare cambia. E perché cambia? Cambia in base al luogo geografico in cui ti trovi. Quindi, se io guardo la volta celeste e mi trovo, per esempio, a latitudini superiori, non so, Nord Europa, o ancora a latitudini ancora più superiori, latitudini a nord, per dire vicino ai poli, vicino al polo nord, ecco, le zone, la stella polare avrà una. Sarà presente in un punto diverso della volta celeste e così via per tutti gli altri, per tutte le altre regioni geografiche in cui tu osservatore stai guardando la volta celeste. Questo vale per la stella polare come vale per gli altri astri. Ecco, state ora bene attenti. In modo molto semplice per individuare la stella polare nella volta celeste mi basta sapere a che latitudine nord mi trovo geograficamente. Tu osservatore, in che luogo ti trovi? A che latitudine nord geografica ti trovi sulla Terra? Allora, sapendo questo, in due secondi puoi beccare in cielo il punto esatto in cui si trova la stella polare. E adesso faremo degli esempi. Ed è molto semplice, ovviamente la latitudine nord in cui vi trovate è semplicissimo da vedere quale sia, no? Basta avere un'applicazione al cellulare piuttosto che andarla a guardare in Google Earth. Dopo che la conoscete una volta e state lì e rimastate in quel luogo geografico, non cambia, rimane quella, ok? Quindi dipende dalla latitudine nord. Esempio, se mi trovo a 40 gradi di latitudine nord, allora in quel luogo geografico della Terra, a 40 gradi di latitudine nord, io la stella polare la trovo dove nella volta celeste? Individuo il meridiano locale, il mio meridiano locale, vi ho insegnato come fare, vi ho insegnato a trovare i punti cardinali, vi ho insegnato a trovare il meridiano locale di riferimento al luogo geografico in cui vi trovate. E allora individuo il mio meridiano locale, cosa faccio? Guardo verso nord e se mi trovo per esempio a una latitudine di 40 gradi, alzo gli occhi in alto a 40 gradi e la stella che vedo, che sicuramente vedrete una stella molto brillante, quella è la stella polare. Se mi trovo per esempio a 37 gradi di latitudine nord, per dirne un'altra, e devo alzare gli occhi in alto a nord e a livello del mio meridiano locale e a 37 gradi a nord, ecco, alzando gli occhi di 37 gradi rispetto all'orizzonte astronomico, che trovo la mia sfera, perché trovo la mia stella polare, se sono in un luogo geografico che si trova, geograficamente parlando, a, per dire, a 37 gradi di latitudine nord. Allora io devo puntare a nord, nel mio meridiano locale, alzo gli occhi a 37 gradi rispetto all'orizzonte astronomico, ecco, e a questa altezza trovo la stella polare. E se avete trovato la stella polare, da qui sapete anche che passa l'asse di rotazione della Terra.
riprendete le precedenti lezioni al riguardo. E quindi già vedete come avete immediatamente altre informazioni. Appunto, una di queste è il passaggio dell'asse di rotazione terrestre, cioè in base al luogo geografico in cui mi trovo, come faccio a capire dove passa l'asse di rotazione terrestre? Questo è importante, perché se so dove passa l'asse di rotazione terrestre, praticamente, ecco, poniamo che sia quest'asse, voi sapete già che incontra nella superficie terrestre i punti cardinali nord e sud, e quindi di conseguenza l'estensione di questi punti nella sfera celeste ci danno i punti, appunto, il polo nord celeste, e dall'altra parte opposta il polo sud celeste. E dato che l'asse terrestre è perpendicolare al piano che passa al centro della Terra, dove troviamo un cerchio massimo molto famoso che prende il nome di equatore terrestre, che tutti voi conoscete, allora praticamente fatevi due conti: se avete trovato la stella polare, avete trovato di conseguenza l'asse di rotazione terrestre, e allora sapete anche più o meno, ecco, potete capire in 448 dove si trova l'equatore terrestre e la sua espansione nella volta celeste, la sua, ecco, proiezione nella volta celeste, che sarebbe l'equatore celeste. Quindi se per esempio questo è l'asse di rotazione terrestre che, ecco, vedete, passa per la stella polare, perpendicolare ad esso avremo l'equatore, cerchio massimo presente in un piano che passa per il centro della Terra, perpendicolare all'asse di rotazione terrestre. Quindi vedete già, con il sistema di coordinate astronomiche altazimutali, in due secondi, praticamente in una manciata di secondi, riuscite ad avere un bel po' di informazioni, e non sono soltanto queste, sarebbero tantissime altre da dire, però per il momento ci fermiamo qui. Adesso vi faccio vedere in modo più pratico, più reale, come trovare la stella polare. Allora, poniamo di essere a una latitudine nord di 45 gradi, per esempio città che si trovano in Italia a una latitudine nord di 45 gradi possono essere ad esempio Milano, Torino, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Venezia e via dicendo. Ovvio che io ho preso delle città italiane, ma ovvio che questo è valido per tutti gli altri luoghi che si trovano nel mondo a questa latitudine qui. Quindi poniamo di trovarci a Milano, 45, che si trova a 45 gradi di latitudine nord. Se sono io osservatore o tu osservatore a Milano, che si trova a 45 gradi di latitudine nord, piuttosto che a Brescia, piuttosto che a Lecco e via dicendo, e guardi la volta celeste, come fai a trovare la stella polare? Abbiamo detto che se mi trovo a 45 gradi di latitudine nord, cosa faccio? Prima di tutto individuo il meridiano locale, questo lo sapete fare, ve l'ho insegnato. Poi guardo a nord, alzo gli occhi di un angolo pari a 45 gradi, quindi uguale alla latitudine geografica in cui sto osservando. Alzo gli occhi di 45 gradi rispetto all'orizzonte astronomico e trovo la stella polare. Guardiamo il video. Allora, così lo potete capire meglio. Quindi per esempio siamo a Milano, 45 gradi di latitudine nord, trovo il mio meridiano locale, punto a nord, vedete, alzo gli occhi rispetto all'orizzonte astronomico, li alzo di 45 gradi, e infatti guardate qui cosa trovo alzando gli occhi 45 gradi rispetto al meridiano locale. Vedete che siamo a 45 gradi, questo è il mio meridiano locale, trovo la stella polare, che è questa qui.
state bene attenti, perché però questo è un sistema valido per la stella polare, benissimo, perché? Perché la stella polare essenzialmente è una stella che vedete come fissa in cielo. In realtà non è fissa, si muove nell'arco della notte. Ecco, si muove descrivendo un piccolo cerchiolino con il trascorrere del tempo, soltanto che non è poi così percepibile, e quindi allora diciamo, tra virgolette, che è fissa. E anche per questo diciamo che è per questo punto che passa l'asse di rotazione terrestre. Va bene così, è trascurabile il movimento della stella polare che forma questo piccolo cerchiolino, poi vi farò vedere quando vedremo un attimino nei diversi luoghi geografici i modi delle diverse tipologie di moto apparente degli astri nella volta celeste. Come abbiamo fatto un esempio nel nord Italia, facciamo anche un esempio nel sud Italia. Ad esempio a una latitudine nord di 37 gradi, però questo ragionamento, come vi ho già detto, è valido anche in altri luoghi geografici e non necessariamente debbano essere l'Italia, state bene attenti. L'importante è che siamo nell'emisfero nord. Allora, quindi in questo caso ci troviamo nel sud Italia a una latitudine nord di 37 gradi. Esempio, possiamo essere a Catania, Enna, Caltanissetta, Marsala e via dicendo. Quindi, essenzialmente sono luoghi geografici a una latitudine nord di 37 gradi. Poniamo di trovarci a Catania. Quindi tu, osservatori, che sei qui a Catania e guardi in alto la sfera celeste, come la becchi questa sfera celeste? Primo, devi individuare sempre, ecco, utilizzando il sistema, se utilizzi il sistema di coordinate altazimutali, devi individuare il meridiano locale. Quindi questa è parte del meridiano locale, lo avevamo visto anche nelle precedenti lezioni. Ecco, vedete che interseca il punto cardinale sud. Ecco, dopo aver individuato il meridiano locale, dal momento in cui sono a Catania, 37 gradi di latitudine nord, allora rispetto all'orizzonte celeste significa che devo alzare gli occhi di ben 37 gradi. E quindi di conseguenza, se andate a guardare rispetto all'orizzonte a 45 gradi come abbiamo fatto prima, non trovate più la stella polare. In questo altro punto geografico dovete alzare gli occhi a 37 gradi. Guardiamolo meglio con il video. Allora, ecco qui, vedete la volta celeste, poniamo di essere a Catania. Ho individuato il meridiano locale, passa per i punti cardinali nord e sud, guardo a nord, alzo lo sguardo a 37 gradi e guardate caso questa qui è la stella polare. E dove ci troviamo? Ci troviamo, se qui sono 35, qui saranno 37 gradi. Vedete, guardate bene, ecco, vedete qui, 37 gradi, a un'altezza di 37 gradi rispetto all'orizzonte astronomico, dove siamo a 0 gradi, guardando con gli occhi verso l'alto a 37 gradi, troviamo la stella polare, ovviamente sempre puntando a nord nel nostro meridiano locale. State attenti perché questo sistema qui, come vi ho già detto, non è valido per andare a trovare altri oggetti celesti. Poi vedremo come fare, sono presenti diverse altre tipologie di coordinate astronomiche. Comunque, in ogni caso, ecco qui, vi ho messo anche i disegnini delle costellazioni, Orsa Minore, Stella Polare, la vedete, l'avevamo vista anche prima. E essendo a Catania piuttosto che a Caltanissetta, vi dicendo, quindi a latitudine nord a 37 gradi,
La stella polare, come vi ho già detto, la trovate e come abbiamo visto anche nel video, a 37 gradi. Allora va bene così per il momento. Con la prossima lezione vedremo altri concetti e il moto degli astri in base alla posizione in cui ci troviamo, in base alla posizione geografica in cui ci troviamo. Vi auguro buono studio, alla prossima!